Salve amici e amiche, benvenute nel mio canale Nuvole di Lana. Oggi vorrei porvi questo punto così delicato, così bellino, particolare, fragile e anche traforato, chiamato punto mimosa, che si fa ai ferri. È un punto particolare, delicatissimo, come ripeto, io l'ho visto su internet e mi è piaciuto tantissimo e lo vorrei proporre anche a voi attraverso il mio canale, sperando di farvi cosa gradita. Guardate come si presenta con queste forme di, potrebbero chiamarsi noccioline, fiorellini, ma è proprio detto come il punto mimosa. Perché, come dico sempre io, è il punto che fa la differenza. Io ci vedrei una bella copertina da bebè, un cappellino, uno sciarpone, un coprispalle, un copricuscino. Si potrebbero realizzare con questo punto diversi lavori. È molto grazioso, è molto semplice, non è difficile, ve lo dico subito, da realizzare, anzi è facilissimo anche per chi si volesse avvicinare al lavoro della maglia a ferri, anche in questo lavoro, che è molto semplice da elaborare. Io ho utilizzato come filato di lana, vi propongo questo filato che forse vi ho già fatto vedere in altri tutorial, si chiama Robigioli, è un 100% acrilico e dico che è molto pratico lavorarlo, è facilissimo, è morbido, è leggerissimo, è bellissimo. È di spessore numero 5 e utilizzo un numero di ferri numero 4. Però voi potete utilizzare tutti i filati che volete, che preferite, anche il cotone, perché no, in questo periodo che ci avviciniamo ai tempi tiepidi, un po' più caldi. E poi i colori che vi piacciono di più. Questo è il punto, guardate com'è grazioso, com'è particolare, com'è bellino, com'è curioso, com'è estroso, non so quali altri aggettivi utilizzare. Questo è il retro come si presenta, logicamente non è un punto reversibile, ma quello che ci interessa a noi è il davanti. Logicamente questo è un semplice campione, io farò uso di questo campione per farvi vedere come poterlo realizzare, che si svolge in due passaggi in altezza, non ha nessunissima difficoltà, è facilissimo. Quindi, se avete la curiosità di vedere come realizzarlo, seguite i miei movimenti che io vi mostro e spero di farvi cosa gradita. Se al lavoro terminato e finito vi è piaciuto, io vi sarei ancora più grata se cliccaste nel campanellino scritto a fianco al nome del mio canale, Nuvole di Lana. Vi ringrazierei e vi sarei grata. Allora, innanzitutto vi dico subito che su questo tipo di lavoro ci vuole un multiplo di 4 come maglie più 1. 4 più 1. Quindi per la vostra ampiezza, larghezza, dovete utilizzare un multiplo di 4. 4, 8, 12, 16 e via dicendo. Più 1, che è quello del bordo. Poi vi ho già spiegato che si svolge in due passaggi in altezza ed è facilissimo da realizzare. Allora, la prima cosa che bisogna fare dopo aver messo le maglie, perché io sto utilizzando questo campione da cui continuerò a partirò proprio con il punto vero e proprio, è fare un passaggio a maglia al rovescio. Che la conosciamo, quindi poi lo vedremo man mano che io svolgo il punto. Mettete il numero di maglie e dopo, per iniziare come base il lavoro, un passaggio di maglia al rovescio. E poi partiamo con il punto vero e proprio. Allora, io incomincio col vivagno che non si lavora mai, ma faccio un dritto. Dopodiché, badate bene, guardate come io vado avanti, spero che si veda attraverso la telecamera. Prendo la prima maglia e la lavoro 3 volte, lasciandola sul ferro, una volta al dritto, una volta al rovescio, un'altra volta al dritto, sempre la stessa maglia e la butto giù. Poi filo sul ferro.
prendo tre maglie insieme al rovescio, così. Tre maglie insieme al rovescio, le lavoro insieme e le butto giù. Giù il filo e ripeto, consiglio di lavorare morbidamente, così riuscirete anche meglio a lavorare il punto. Di nuovo una maglia che lavoro tre volte, una volta al dritto e la lascio sul ferro, una volta al rovescio e la lascio sul ferro e un'altra volta al dritto e la scarico giù. Praticamente queste tre maglie, una, due e tre, sono quelle che recuperiamo delle tre che prendiamo al rovescio insieme. Infatti ora metto il filo sul ferro, prendo di nuovo tre maglie insieme al rovescio, le abbraccio, le avvolgo col filo e le scarico giù. Poi di nuovo una maglia che lavoro tre volte, un dritto, un rovescio e un dritto, tenendola sempre sul ferro, all'ultimo la scarico giù. Poi di nuovo filo sul ferro e lavoro tre maglie successive al rovescio insieme, così. Tutti e tre insieme e le scarico. Di nuovo filo, maglia unica che lavoro tre volte, una al dritto, la tengo sul ferro, getto il filo, una al rovescio e la tengo sul ferro, getto il filo e lavoro il dritto e la butto giù. Filo sul ferro, tre maglie insieme al rovescio. Una, due, tre, le avvolgo e le butto giù. Una maglia, una volta al dritto e la lascio sul ferro, una volta al rovescio e la lascio sul ferro, un'altra volta al dritto. Recupero con queste tre maglie le tre maglie che abbiamo lavorato insieme. Non voglio essere noiosa neanche ripetitiva, ma il punto è questo. Poi un'altra maglia unica la lavoriamo tre volte, un dritto, un rovescio tenendola sul ferro e un ultimo dritto che butto giù poi. Mi rimangono tre maglie, le ultime, le tre maglie che lavoro insieme al rovescio, una, due, tre. Queste mi sono un po' sfuggite, le riprendiamo, non c'è nessunissimo problema, e facciamo e le lavoriamo insieme al rovescio e le buttiamo giù. Ok? Questo è il primo passaggio. Il secondo passaggio, che si trova e si troverebbe anche sul davanti del lavoro, quindi è un punto di riferimento questo che vi do proprio per non evitare di dimenticarcelo, di saltare il passaggio, lo lavoreremo tutto al rovescio. Il vivagno me lo lavoro al dritto, tutto il resto lo lavoro al rovescio. 1, 2, questo è il rovescio. Guardate bene, prendo la maglia col ferro, getto sul filo e la butto giù. La maglia la prendo, getto il filo e la butto giù. Così. La maglia la prendo col ferro, la prendo su, getto il filo, la volgo e la butto giù. Questo è il rovescio. Prendo la maglia da qui sotto, la volgo col filo e la getto giù. Poi ci sono i tutorial dove si spiega bene il rovescio e dove si spiega bene anche il dritto. Ma giusto per darvi l'idea, facilissimo, diventa quasi come un gioco. Per me quindi diventa un gioco ogni cosa che mi piace fare, veramente. Finito il passaggio, siamo quasi al termine del mio campioncino, tutto al rovescio. Riprendiamo il lavoro che abbiamo fatto da capo, per quello ho detto, e si svolge in due passaggi in altezza, cioè quello che abbiamo visto prima e ora con questo rovescio. Per ritornare a ricominciare a lavorare il nostro punto così chiamato mimosa, una volta che ci troviamo sul rovescio lo lavoriamo, c'è poco da sbagliare.
Però vi do un piccolo appunto da prendere in considerazione. Per far sì che questi pippiolini, queste mimose che vedete qui, così come le abbiamo create ora ora insieme, guardate un po', e alternarle anziché farle fare che, in modo che salgano l'una sull'altra in modo diciamo così orizzontale, sopra una sopra l'altra. E alterniamo anche il lavoro che svolgiamo, cioè se prima io ho iniziato con una maglia che ho lavorato 3 volte, ora dopo il secondo passaggio al rovescio incomincio con 3 maglie insieme. Quindi alterno una volta la maglia che lavoro singolarmente 3 volte, il rovescio, e una volta le 3 maglie insieme al rovescio. Così alterniamo e facciamo in modo che siano dislocate, alternate i pipiolini, le mimose l'una con l'altra e non appaiano insieme nella stessa riga. Allora, filo sul ferro, 3 maglie insieme e alterniamo così anche il lavoro del punto mimosa. 3 maglie insieme al rovescio. Lavoriamo in modo morbido. Cerchiamo di lavorare in modo morbido. Così. Poi getto giù il filo e lavoro la maglia unica 3 volte. Un dritto, un rovescio e un dritto. Un dritto, un rovescio, la maglia sempre sul ferro e un dritto. Filo sul ferro, 3 maglie al rovescio. Di nuovo una maglia, la tengo sul ferro, un dritto, la tengo sul ferro, un rovescio, la tengo sul ferro, un altro dritto e la butto giù. Filo sul ferro, 3 maglie. Che lavoro insieme tutti e tre al rovescio. Poi di nuovo una maglia, la stessa, la tengo sul ferro, un dritto, un rovescio e di nuovo un dritto e la butto giù. Filo sul ferro, 3 maglie tutti e tre insieme al rovescio, così. E le scarico. Una maglia. Una volta al dritto e la tengo sul ferro, una volta al rovescio e la tengo sul ferro e un altro dritto. Recupero, come vi ho detto anche prima, non voglio essere ripetitiva, ma mi piace spiegarlo, così con queste 3 maglie, le 3 che prendiamo insieme le lavoriamo al rovescio. Filo sul ferro, 3 maglie che prendiamo insieme le lavoriamo al rovescio. E le buttiamo giù. Di nuovo una maglia unica, un dritto, un rovescio e di nuovo un dritto, la stessa maglia. Come abbiamo iniziato, così finiamo con 3 maglie al rovescio lavorate insieme. Ecco qui. Ora, per dare tipologia, conformità al punto che abbiamo appena lavorato, ci troviamo rigirando il ferro sul davanti del lavoro e lavoreremo tutto al rovescio. Il vivagno me lo lavoro al dritto e io poi lavoro tutto al rovescio. E ho terminato così il quarto passaggio. Così è il lavoro. Non c'è nessunissima difficoltà. Lavoriamo morbidamente, ricordiamoci, e poi, molto importante, alternare i punti. Una volta facciamo magari la maglia singola lavorata 3 volte e dopo la maglia al ferro fatta al rovescio, ricominciamo con le 3 maglie insieme al rovescio e alterniamo il nostro lavoro così. Per alternare le mimose che lavoriamo. Ecco qui. Guardate
Guardate che lavoro prezioso e bellino, e questo è un semplice campione che viene lavorato, che viene elaborato. Ma ditemi voi se non è molto grazioso, se non è delicato, se non è estroso, se non è particolare. Guardate, si possono fare tantissimi lavori. Oltretutto, dà l'impressione che rimanga anche molto elastico come tipologia di lavoro. Quindi a me a questo punto, per non essere noiosa e spero di essere stata semplice anche nella spiegazione, che sia stato di vostro gusto e piacimento anche il tipo di progetto lavorativo che vi ho proposto, non mi resta altro che salutarvi, ringraziarvi per l'attenzione che mi avete rivolto, per la compagnia che mi fate. Per me è molto molto importante, veramente vi ringrazio di cuore. E ringrazio tutti i miei iscritti, ringrazio tutte le persone che mi seguono, ringrazio tutti, tutti, tutti voi. E come mio solito modo di salutarvi, come sempre io uso il francese e lavoro spesso più l'uncinetto che i ferri, ma i ferri en français si dice à tricoter. Quindi io ho utilizzato questa volta i ferri e vi saluto come sempre à tricoter. Grazie per avermi seguito, grazie per la vostra attenzione. Al prossimo tutorial con cose belle, originali e allo stesso tempo semplici anche da lavorare. Grazie a tutti voi, grazie di cuore e salve. Al prossimo tutorial. A tricoter. Ciao, salve.